Chiamo ad intervenire Marco Marchetti, che è il presidente di AISSA ed è anche docente all'Università del Molise, se non sbaglio. Grazie, io sono qui come presidente di AISSA, che è l'Associazione Italiana per le Società Scientifiche Agrarie, quindi forse la prima voce ufficiale dell'agricoltura stamattina, anche se agronomi mi hanno preceduto. Lo dico con piacere questo perché è una... Ringrazio soprattutto di essere stati invitati. Ricordo che quest'anno è la terza edizione del Soil Day. Il Soil Day parlava del suolo, il suolo, questo sistema biologico complesso che Luca all'inizio ha detto, ci ha fatto vedere piccolissima, sottilissima pellicola di interfaccia tra geosfera e sostenitore della biosfera nelle terre emerse. Sistema biologico complesso, questo bio ed ecologico, credo vada sottolineato. Il Soil Day è un giorno che dovrebbe essere la festa del suolo, è la terza edizione, AISSA ha organizzato la prima, l'ISPRA la seconda, quindi siamo molto grati, e lo sottolineo, l'importanza di organizzare eventi del genere proprio per far crescere un po' di consapevolezza e di cultura. Anche perché si cerca di tenere insieme tutti in questa giornata, ricercatori, portatori di interesse vari, istituzioni più o meno rappresentate, più o meno competenti. E in questo caso oggi mi sembra che possiamo essere contenti del livello sia politico che delle amministrazioni, ma anche mondo ambientalista e associazioni agricole che credo siano rappresentate comunque dopo. Molto bene. Questa era un po' una premessa. Tante sarebbero le cose da dire. Mi hanno colpito, vado un po' per flash, un po' di cose dal punto di vista dei ricercatori delle scienze agrarie. AISSA, ripeto, raduna tutte le società scientifiche dell'area 07, compresa la Società di Scienza del Suolo, la pedologia, è stata nominata forse appena, ma è una delle scienze con cui, se si vuole lavorare su questo tema con successo, bisogna interfacciarsi in maniera costante. Ho apprezzato molto l'intervento del direttore Pasqui, che non so se è ancora in sala, quando all'inizio ha raccontato di questo tentativo di ricominciare a parlarsi anche tra discipline diverse come necessità importante, perché mi sembra sempre che parlando di consumo di suolo, metto un po' di provocazione anche perché l'ora comincia a essere tarda e le palpebre si abbassano, si rischia sempre un po' la deriva puramente urbanistica. E allora invece il nostro paese ha dimenticato la pianificazione di area vasta. Questa forse è una provocazione che dobbiamo ricordarci. La pianificazione di area vasta, a chi l'abbiamo lasciata? Ai codici urbani, ai piani paesistici? Lo dicevo anche l'altro giorno, quando parliamo di paesaggio, noi cosa prefiguriamo per il futuro? Due paesaggi per l'Italia. Quel 40% evidentissimo che è stato mostrato oggi, che altro non è che una serie di transizioni dal 7,64% già consumato come soil sealing a tutto quello che diventerà land take, perché il soil sealing è una porzione del land take. Perché dico questo? Perché il disturbo, che è quello che ci interessa, del consumo di suolo va ben oltre l'impermeabilizzazione. E forse questo è il tema del 40% ed è uno dei temi su cui la ricerca deve approfondire. Deve approfondire con strumenti di monitoraggio, ma anche con una nuova mentalità nell'approccio ai servizi ecosistemici, perché il primo dei servizi ecosistemici di provisioning, di fornitura, che noi interrompiamo nel nostro paese soprattutto, disturbando fortemente quel 40% del territorio che abbiamo visto oggi, è la fornitura di cibo. Questo è evidentissimo, è il primo. In un paese in cui, lo dico a Milano, fino all'anno scorso vivevamo, oggi tuttora viviamo ancora gli esiti del successo di Expo agroalimentare, ma noi vogliamo andare verso una scissione, io lo ripeto spesso, proprio come presidente di AISSA questo, tra la produzione di agricoltura e la produzione di cibo, tra l'agricoltura e la produzione di cibo, perché un po' stiamo prendendo questa china. E allora anche questo è un tema che dobbiamo ricordare, che va collegato molto, secondo me, al consumo di suolo. E l'altro paesaggio che invece prefiguriamo dal 2050 in poi, quale può essere? L'altro 60%. Qualcuno parla di rewilding. Quest'anno qua sono usciti un sacco di testi più o meno divulgativi sull'Italia selvaggia, rinselvatichita. Ma badate bene che questa polarizzazione, che potrebbe essere letta come schizofrenia, è una forte dicotomia. Noi abbiamo abbandonato e continuiamo ad abbandonare aree interne, spazi rurali più difficili, di montagna, di collina, produzioni di qualità, tornando a quel tema essenziale. Vediamo crescere enormemente il nostro patrimonio forestale, ogni anno 30.000 ettari, ogni anno 30.000 ettari. Le medie che ci ha fatto vedere oggi Michele Munafò dicono che invece cementifichiamo o consumiamo 11.000 ettari l'anno di suolo, più il disturbo che non abbiamo ancora misurato se non con questo numero comprensivo del 40%. Allora io credo che la tematica della pianificazione dell'area vasta,
e invito i soggetti che sono qua, soprattutto i colleghi architetti a livello pianificatori in genere, non soltanto loro, pianificatori in genere, a porsi questo problema come un problema che io credo sia vitale per il nostro futuro. Altrimenti un po' quello che andiamo a vedere, avremo questi due grandi paesaggi più o meno a mosaico, anche se il mosaico paesistico non è come principio tutelato, e avremo i paesaggi agricoli tradizionali bellissimi e splendidi che faranno un po' la fine dei nostri centri storici bellissimi e splendidi, ma saranno delle perle. Paradossalmente il MIPAF ha già fatto questo, involontariamente questo, ha fatto questo bel catalogo che forse conoscerete dei paesaggi agricoli tradizionali, li abbiamo messi in vetrina e rischiamo che qualcuno dica quelli li tuteliamo e il resto non importa, il resto lo banalizziamo, come sta succedendo ai boschi e alle foreste d'Italia, banalizziamo perché quelli neanche li usiamo, e ne abbiamo anche bisogno di usarli, ma neanche li usiamo, e il resto più o meno lo consumiamo o lo frammentiamo. Ecco, in quest'ambito qua si inserisce una tematica che non può essere soltanto una conoscenza metrica, che è essenziale per conoscere i fenomeni, ma dobbiamo anche andare a approfondire qualcosa di più sul funzionamento dei sistemi. Quando mettiamo in mezzo servizi ecosistemici, dietro c'è la parola ecosistema, la base ecologica di questo concetto è fondamentale. Forse qualcuno conoscerà recenti evoluzioni della scientifiche a livello anche, pensate all'idea dell'antropocene, l'US Geological Survey sta codificando l'era geologica dell'antropocene, ci sono una serie di parametri che vengono utilizzate per fare questo, tipo il riscontro in aree veramente remote di evidenze dell'influenza antropica, ma anche quelli che anche su Nature quest'anno sono usciti dei bei saggi di Ellis e Ramancutti, dicono come l'antropocene è misurato fortemente da due variabili importanti, la popolazione, ma soprattutto i cambiamenti di uso del suolo. Ora, è vero che il disaccoppiamento, parola magica, che nella PAC abbiamo provato a introdurre 7 anni fa e che ha introdotto il greening, ma poco altro, è una parola molto importante per il futuro, è una parola di speranza, perché se cominciamo a vedere i modelli di sviluppo a cui la crescita di popolazione non fa corrispondere, gioco forza, la crescita insediativa, questo è un buon segno, è un ottimo segno, anche se poi bisogna vedere in Cina e in India se questo, che sono a livello globale di cambiamenti, due tematiche importanti, questo cosa possa voler dire. Però in ogni caso ricordiamoci che quello che noi abbiamo vissuto da fine 800, il declino dei lavoratori agricoli, che sono quelli che non hanno voce, che sono passati prima nelle borgate e nelle grandi industrie che nel nostro paese, se dobbiamo riconoscerlo con una mentalità un po' più di visione, di credo anche un po' storica, che ci possa far guardare il futuro guardando quello che è successo, la crescita industriale del nostro paese è durata cosa? Lo spazio di un mattino, dal secondo dopoguerra ad oggi, siamo già nell'era post-industriale, vediamo cosa succede con la grande industria metalmeccanica del nostro paese innanzitutto, proprio paradigmatico, un paese che invece sul piccolo farebbe trionfi a livello globale, che ancora riuscirebbe a farlo. E allora questo problema è un problema che si ripercuoterà sul livello assolutamente europeo e nazionale e globale. E da questo punto di vista credo che se dobbiamo guardare anche a cosa possiamo sperare per il futuro, oltre che contare che la prossima legislatura si ricominci da non da zero ma da uno, però introducendo le modifiche fondamentali di cui è stato fatto cenno nella bozza del progetto di legge, credo che la Commissione europea abbia un'altra, sia per noi un'altra fonte di speranza. Quando Montarella oggi ha detto stiamo cercando, e i funzionari della Commissione lavorano in maniera abbastanza discreta, ma penso in genere pervicace, di introdurre nella riforma della PAC qualcosa sul consumo di suolo, essendo ancora il pilastro dell'agricoltura, il più importante dal punto di vista economico-finanziario dell'Unione, se non crolla tutto quanto nel frattempo perché qualcuno invece dice è meglio che abbattiamo l'edificio, allora quello può essere un punto importante su cui trovare risorse e grimaldelli per lavorare. Questo credo sia un'altra cosa importante. Chiudo dicendo che noi abbiamo una grande responsabilità come mondo scientifico, non c'è dubbio, non siamo stati sufficientemente attenti non a fare le cassandre, ma a essere puntuali nel chiedere udienza, fare trasferimento tecnologico e terza missione, che vuol dire quel fare cultura che adesso è stato giustissimamente citato, e l'altra responsabilità è che non abbiamo dialogato molto tra di noi, e su questo invece mi sento un po' più come
come rappresentante di un'area accademica non diffusissima, non potente al MIUR, mi sento invece anche di poter dire che e chiedere ai colleghi che si occupano di pianificazione territoriale appunto una maggiore capacità e disponibilità alla collaborazione e al dialogo. Infine, un'ultima cosa che credo fondamentale è quella di riprendere il punto che dicevo prima, le definizioni. Guardate che land cover e land use sono state codificate nel 1969 da Anderson negli Stati Uniti, quando USDA, United States Department of Agriculture, aveva capito che bisognava cominciare a pianificare l'area vasta, non guardando soltanto ai centri urbani, ma guardando prima alla produzione di cibo, perché loro avevano il bisogno fondamentale di rendersi indipendenti e autosufficienti da qualsiasi altro paese. Quindi noi abbiamo ben chiaro cosa significhi copertura del suolo, cosa significhi uso-utilizzazione del suolo. Quello che ci è sempre mancato, e Sandro Cruciani ci dirà qualcosa, in questo paese è stata la capacità di mettere a sistema le classificazioni di uso e copertura del suolo in maniera quantitativa, al di là delle statistiche strutturali, ma anche su quelle congiunturali e annuali, e vedere come cambia la nostra situazione, come è cambiata la nostra situazione nel corso del tempo, dal punto di vista proprio degli inventari degli uso e delle cartografie degli usi del suolo. Su questo Big Data, e non soltanto Big Data, capacità di monitoraggio in maniera accurata, quantitativamente accurata, è un'altra delle frontiere su cui stiamo lavorando molto e credo possa essere volentieri utilizzata. L'anno prossimo, nell'edizione 2018, raccomanderei a ISPRA proprio di approfondire, visto che ogni volta facciamo un bellissimo passo avanti con questo rapporto, sia il tema di quali sono i suoli che consumiamo, per vedere dove andiamo a sbattere dal punto di vista della produttività e della tutela ecologica, e sia anche quali sono le possibilità di approfondire quel 40% fortemente disturbato. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Sandro Cruciani, che è già stato chiamato in causa,